Programma di divulgazione e outreach della scuola normale e sta per Virtual Immersion in Science perché ci proponiamo di fare una divulgazione in ambito scientifico che sia anche basata su mezzi multimediali e digitali. Infatti unite le conferenze a cui oggi assisterete, che è la terza del nostro programma, abbiamo anche un programma settimanale di visite principalmente mirate alle scuole ma anche aperte al pubblico, che troverete l'informazione sia sulle visite che sulle conferenze sul nostro sito, quindi siete invitati a partecipare. VIS si occupa della divulgazione della ricerca e della ricerca e della scienza svolte qui alla scuola normale in diverse aree. Per il momento sono 5, quindi sono la biofisica, la chimica, la cosmologia, la fisica delle particelle e l'archeologia. E quindi la nostra mira è di presentare nel modo più semplice, però più rigoroso possibile, la ricerca svolta in queste aree, chiamando per le conferenze degli scienziati leader assoluti italiani, perché vogliamo che la lingua usata sia italiana in modo da renderla più fruibile a tutti. E in modo tale che questi scienziati vengano e ci raccontino non soltanto che cosa hanno scoperto, infatti il ciclo si chiama La scoperta che mi ha cambiato la vita. Questo è il taglio che vogliamo dare alla divulgazione, vogliamo far capire che ci sono dei risultati importanti, delle scoperte importanti che vengono costantemente fatte in Italia e che a volte ci cambiano anche la vita, e quindi vogliamo non soltanto raccontare il risultato della scoperta ma anche come la ricerca viene svolta. Quindi oggi è il turno della chimica e poi introdurremo lo speaker, ma prima di fare questo vorrei anche ricordarvi che dopo la conferenza c'è un secondo evento, o meglio la seconda metà dell'evento odierno, che è la visita alla nostra biblioteca di scienze, al Palazzo del Capitano. Qui colgo anche l'occasione per ringraziare la biblioteca per il suo fantastico contributo al progetto, e in cui potremo anche ammirare dei libri antichi che sono nella nostra biblioteca, che sono legati ovviamente alla chimica e ai temi di cui oggi parleremo. Quindi siete tutti invitati immediatamente dopo la fine della conferenza a spostarvi soltanto 100 metri per una visita guidata a questi tesori, questi libri molto importanti che abbiamo nella biblioteca. Io adesso mi fermo, lascio la presentazione del nostro speaker, il professor Guerra, al dottor Brancato, che è appunto un ricercatore della scuola normale, che vi introdurrà molto meglio di me il nostro speaker odierno. Grazie. Ringrazio Andrea, è per me un graditissimo onore, come rappresentante della chimica qui alla scuola, introdurvi la conferenza di oggi, che avrà appunto come tema, lo vedrete poi dopo, come titolo, nuovi materiali plastici, modificare il mondo per renderlo migliore e meno inquinato. Soprattutto vorrei dire qualche parola su questo tema, oltre che introdurre il nostro graditissimo ospite, il professor Gaetano Guerra. Su questo tema, diciamo, in particolare il titolo mi piace molto perché unisce una forte tradizione della chimica in Italia ha una importante e interessantissima innovazione. Forte tradizione perché, come molti di voi probabilmente sanno, e comunque mi piace ricordarlo ai più giovani che probabilmente non sanno, i materiali polimerici e le materie plastiche sono nati anche in Italia grazie al contributo di Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 1963, ultimo, ahimè, premio Nobel per la chimica. Quindi in Italia da allora si sviluppò una fortissima ricerca in questo ambito della chimica, non solo in ambito accademico, ma soprattutto in ambito industriale. Tutti ricordiamo, pensiamo alle industrie Montecatini e Montedison, ormai purtroppo con nostalgia, ma quelle industrie per decenni rappresentavano l'industria chimica in Italia tout court, di fatto.
In questo quindi ambito di ricerche sulle materie plastiche si inserisce il lavoro del professor Gaetano Guerra, sostanzialmente sin dagli inizi. Dopo essersi laureato a pieni voti all'Università di Napoli e con lode, il professor Gaetano Guerra è stato infatti ricercatore presso l'Istituto Donegani, allora in un laboratorio presso Napoli, per alcuni anni, e quindi poi è passato a svolgere ricerca in Accademia all'Università di Napoli e più recentemente nel 1995 come professore ordinario di chimica delle macromolecole all'Università di Salerno, dove ha continuato a lavorare sostanzialmente fino ad oggi. Il professor Gaetano Guerra ha ricevuto, inutile dirlo, importantissimi riconoscimenti e premi, è autore di una grandissima opera di ricerca nell'ambito dei polimeri. Mi piace qui dire che ha svolto un approccio, anzi molti approcci direi a questo tipo di studio, di questo tipo di materia, sia dal punto di vista sperimentale che anche dal punto di vista teorico, quindi in senso veramente completo. Inoltre mi piace ricordare solo alcuni, brevemente alcuni riconoscimenti, come riconoscimenti avuti dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dai consorsi vari enti in Italia come l'INSTM, da parte dell'Associazione Federchimica, e di recente nel 2010 penso gli ha fatto molto piacere un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica come uno dei gruppi più innovatori in Italia, infatti ha ricevuto questo premio chiamato Premio Nazionale dell'Innovazione. Mi piace poi, infine, brevemente, quindi cederò la parola, però ricordare che il legame fra il professor Guerra e qui la scuola normale, quindi fra la chimica di Salerno e la chimica della scuola, non è solo un legame scientifico, vi è anche un legame personale. Difatti, molti anni fa, il professor Gaetano Guerra, insieme al professor Vincenzo Barone, che è professore di chimica della scuola, furono compagni di corso presso l'Università di Napoli, dove li vediamo in questa immagine, insieme, immagino, un laboratorio, a seguire un laboratorio. Adesso quindi do a lui la parola e vi invito tutti a unirvi a me per un caloroso applauso di benvenuto. Molte, molte grazie per la graditissima introduzione, per anche ovviamente sono grandemente onorato di essere qui presso la Scuola Normale, in questa bellissima biblioteca, in questa bella città, quindi è davvero un onore. Ma terminati questi ringraziamenti di rito, devo subito contestare quella foto precedente. È scorretto accogliere un ricercatore sessantenne con una foto di quando aveva 23 anni e i capelli corvini. Quindi no, farò una protesta con l'amico Barone che questo scherzo non me lo doveva fare. Tolto lo scherzo, tornerei un attimo, ho saputo che era stata inserita questa foto, tornerei un attimo indietro, ecco, a questa foto, per dire che questa è la proclamazione di laurea, lo stesso giorno in cui era proclamata la laurea mia e dell'amico Barone, però sono tornato indietro per vedere questo signore qui. Questo signore qui è Paolo Corradini. Paolo Corradini che compare col nome di Natta nella primissima pubblicazione relativa alla scoperta del polipropileno isotattico, ne riparlerò più avanti quando parlerò dei polimeri, ma mi fa piacere indicarlo qui perché in qualche modo queste giornate mi si raccomandava di evidenziare, ma come può capitare che un ragazzo si trovi a un certo punto a fare ricerca nei polimeri? Ebbene, lì avevo solo 23, non avevo ancora compiuto 23 anni, ma già da un anno e mezzo mi occupavo di polimeri. Ma perché mi occupavano di polimeri? E sta roba è sempre un po' casuale, vedo un po' di amici qui nell'uditorio, sempre un po' casuale, già mi ero iscritto a chimica un po' per caso, perché fino all'ultimo momento, come sarà capitato a quasi tutti, faccio fisica, faccio chimica, faccio ingegneria, poi che ne so, le letture di quel periodo, in quel periodo leggevo dei libri sull'origine della vita, gli aspetti chimici, e scelsi chimica, e poi mi occupai di materie plastiche. E perché mi occupai di, quindi con l'origine della vita abbandonate, nonostante era stato quello il motivo di iscriversi, e perché quasi inevitabilmente, come molti di voi, fui affascinato da sto signore, dalla bravura di sto signore che era in grado di dire cose complicate, magari di farmi capire delle cose che altri non mi facevano capire. Quindi credo che questo sia
tipicamente una cosa che capita a tanti ricercatori. Di cosa vi parlo essenzialmente? Vi parlo di polimeri. Mi scuso, essendo la conferenza divulgativa, devo spiegare poche parole, più di due o tre parole nuove, cercherò di non farlo, ma di mantenermi nelle cose più semplici possibili, ma questa parola polimero la devo spiegare. Polimero è che cosa vuol dire? Altri li chiamano macromolecole, però il termine per quelli sintetici più corretto è polimeri, e viene dal greco poli, molti, meros e parti, molti parti. Quindi ho un polimero, ho un monomero, quando è una singola molecola, tipo l'etilene. Quando queste molecole di etilene le metto assieme e ottengo tanti pezzi uno dietro l'altro, allora ottengo un polimero, e questo è il polietilene. Ebbene, questo tipo ho sbagliato pulsante, mi scuso. Eccolo qui. Ovviamente quello che è importante è che la natura utilizza moltissimi polimeri, quindi non solo l'uomo sintetizza polimeri, ma anche la natura utilizza molti polimeri. E quello che voglio sottolineare, come è stato già detto nell'introduzione, che nell'ambito dei polimeri, questa è la seconda parola che impariamo, per chi non la sa già, chi non la sapesse già, polimerizzazione, cioè l'operazione, la reazione chimica che mette insieme tutti questi pezzi per fare delle molecole molto lunghe. Nell'ambito di queste polimerizzazioni ci sono queste polimerizzazioni particolarmente importanti, per le quali fu dato il premio Nobel nel 63 a questo signore qui, Ziegler in Germania, e a questo signore qui, professor Natta, a Milano, che fece un po' la parte più importante di queste scoperte, perché capì una cosa importante, che era possibile ottenere dei polimeri stereoregolari. Prometto, questa è l'ultima parola difficile che tiro fuori, se mi seguite ancora su questo poi non vi disturbo più. Stereoregolari, che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa semplice. Se prendo un polimero, questo per esempio è un polistirene per semplicità, in cui si vedono questi bei gruppi laterali, questi anelli benzenici, ebbene, se uno faceva prima degli anni 50, del 54, faceva queste polimerizzazioni, otteneva sempre dei polimeri disordinati, questa è la solita alfa privativa del greco, atattico, cioè disordinato, in cui questi anelli benzenici sono a caso a destra o a sinistra della catena. E che cosa inventarono questi signori? La scuola di Natta inventò questa possibilità, dei trucchi chimici, quello che noi chiamiamo catalisi, la catalisi, il mettere assieme una serie di pezzi con questo tipo di catalisi, e quella scuola fu così brava che fu in grado di tirar fuori una serie di prodotti isotattici, dal greco al solito, sempre lo stesso, con lo stesso ordine, vedete, tutti questi anelli benzenici sono tutti da uno stesso lato, oppure sindiotattico, uno a sinistra, uno a destra, uno a sinistra, uno a destra, uno a sinistra, uno a destra. Perché sindio? Qui è l'ultimo riferimento al greco che faccio. La moglie di Natta era professoressa di greco. Allora avevano, non sto scherzando, letteralmente è venuto fuori così questa nomenclatura internazionale, era professoressa di greco, e lì nella scuola avevano tirato fuori questo polimero fatto così, avevano capito che era fatto così, allora uno a destra e uno a sinistra. Allora la professoressa di greco disse, potrebbe essere sin duo, uno sì, uno no, sun duo, sin duo, poi la pronuncia del greco, ogni professore la insegna in un modo differente, e venne fuori questo sindiotattico, che adesso è nomenclatura ufficiale internazionale. E mi interrompo solo un attimo, vedo il professor Temussi qui presente, il professor Temussi sarà uno degli altri che è stato affascinato da Corradini, perché è stato uno dei primi allievi del professor Corradini, alcuni fondamentali lavori portano il nome suo assieme a quello di Corradini, adesso t'ho visto e non potevo fare a meno di dire questo. Allora, polimeri stereoregolari, quindi in quegli anni in Italia, a Milano, venne fuori questa possibilità di fare i polimeri stereoregolari. Fino a quel momento, quando diedero il premio Nobel a Natta, dissero, perché diamo il premio Nobel a Natta? Perché Natta ha rotto un monopolio della natura. Letteralmente queste fu le parole. La scuola di Natta, lo studio di Natta, ha rotto un monopolio della natura. Fino a quel momento solo la natura sapeva fare polimeri stereoregolari.
Con questi catalizzatori di natura sintetica, dei cristalli di un certo tipo, di cloruro di titanio in certe condizioni, era possibile fare dei polimeri stereoregolari. E questi polimeri stereoregolari che cosa hanno? Perché sono molto differenti da tutti gli altri? Esistevano già tanti polimeri non stereoregolari che si usavano già commerciali, ma questi fecero fare un grosso balzo in avanti in tante applicazioni. Il motivo è banale, perché i polimeri stereoregolari, esattamente come una serie di polimeri naturali che fa la natura, le proteine, quindi esattamente come una serie di polimeri naturali, erano in grado di costituire delle eliche. Vedete, questa è una vista laterale, questa è una vista dall'alto, vedete un'elica, come si dice, ternaria, come se fosse un triangolo, vedete, si ripete quest'elica, e spontaneamente questi polimeri, proprio perché regolari, tendono a formare queste strutture tridimensionali regolari. E questo è bello, molto bello, ma ha anche delle implicazioni pratiche molto importanti. Per esempio, avere delle eliche regolari mi consente di ottenere delle fasi cristalline. Cosa vuol dire fasi cristalline? Un'organizzazione ordinata di queste eliche nello spazio. Questo oggetto che vedete è proprio la struttura che fu tirata fuori da Corradini, essenzialmente relativa al polipropilene isotattico, che è il più importante di questi polimeri che fu inventato in quell'occasione. Ne parleremo tra un attimo. Queste fasi cristalline, perché quello che vedete qui è soltanto una vista dall'alto della struttura cristallina, vedete? Ognuna di questo oggetto è un'elica, e in questo momento il disegno che vedete è la vista dall'alto di questa struttura cristallina. E perché è importante? Perché la cristallinità dà particolari proprietà strutturali, proprietà meccaniche. Qualcuno per capire che significa cristallino, basta prendere una lenza di chi va a pescare, provare a romperla, si rompono le mani o si rompe la lenza. Le proprietà meccaniche sono dovute a cosa? Al fatto che lì dentro c'è un elevato grado di cristallinità. Quindi la cristallinità non è qualcosa così di teorico, ma qualcosa che determina l'effettiva applicabilità in settori che non ha sostituito materiali che esistevano. Questo è un altro mito. Molto spesso i materiali plastici, i polimeri, hanno creato applicazioni altrimenti impossibili da ottenere. Ve ne cito una, uscendo un attimo dal seminato per un momento, quella dello pneumatico. Lo pneumatico, noi non andremmo in macchina se qualcuno non avesse creato le gomme, e le gomme vengono ottenute con certi processi di lavorazione opportuni di polimeri di origine naturale. Allora, due parole sul polipropilene isotattico, non posso non citarlo, perché è importante, perché innanzitutto questo è un polimero che non solo è stato inventato in Italia dalla scuola Inatta, ma ci fu anche l'inizio della produzione industriale a Ferrara negli anni 60, ed è attualmente il polimero con una produzione industriale grandissima, circa 40 milioni, lo dico piano piano perché è tanto, 40 milioni di tonnellate all'anno, è il polimero in assoluto più prodotto. Ormai in Italia se ne fa una frazione un po' piccolina, e il motivo, al di là del dire che siamo sempre cattivi e scarsi, ci sono anche, il mondo poi cambia, capite? In passato era facile trasportare il petrolio e far avvenire le polimerizzazioni. In Occidente sempre di più queste produzioni si spostano vicino ai pozzi, perché è abbastanza più efficiente prendere il petrolio, frazionarlo e fare il polimero lì, e poi trasportare il polimero che è solido. Quindi sono quelle cose che già 20 anni fa si diceva, prima o poi andrà a finire così, al di là del fatto che noi italiani non siamo particolarmente efficienti, però manco bisogna darsi la croce ogni volta su qualunque cosa avviene, questo qui era in qualche modo inevitabile. Perché 40 milioni di tonnellate? Qui darvi un'idea delle infinite applicazioni. Questo è per esempio per dare idea, dalle mochette ai campi di calcetto su cui vado a correre per giocare a pallone, al mazzo di fiori che vado a regalare alla fidanzata e così via. Quindi sono veramente infinite. È giusto un accenno, attualmente su ogni automobile 1700 componenti sono fatte in polimeri.
e la tendenza, la necessità di riciclo, che è sempre più importante, mentre in passato queste 1700 componenti erano fatte in decine di polimeri differenti, la tendenza, cioè la solita tendenza, il più grande fagocito, il più piccolo, il più grande era il polipropilene, e questo ha fatto sì che le applicazioni del polipropilene aumentassero fino alla fine a diventare tutti i pezzi in polipropilene. Il motivo è ovvio, sapete che le aziende produttrici attualmente sono obbligate a riprendersi le macchine. Se le riprendono le macchine, le vogliono riciclare, quindi se hanno pezzi di tanti polimeri differenti, hanno delle perdite. Se il polimero è sempre lo stesso, e questo è il polimero che ha avuto la fortuna di vincere, perché era già il più grande degli altri. Ma torniamo a come mai mi sono occupato di polimeri. E come si diceva nell'introduzione, tutto è derivato da questa disseminazione della cultura macromolecolare in tutta Italia, in una serie di sedi. Qui sono a Pisa, quindi non posso che partire dalla sede di Pisa. Qui c'è il professore Piero Pino, che era il numero due dello staff. Corradini mi diceva che il numero due dello staff era lui, era Piero Pino, che dopo il grande periodo si spostò prima a Pisa e poi si spostò a Zurigo, quindi venne a creare qui a Pisa un'importante scuola macromolecolare, e qui ho ritrovato sul web, ormai il web è una bellissima risorsa, cercavo Ciardelli, cercavo Chiellini, cercavo qualcuno, e è venuta questa bella foto con tutta una serie di amici della scuola macromolecolare. A un certo punto sembrava che fosse Giancarlo Galli che dovesse presentarmi, mi ero già preparato lo scherzo che qui è il più giovane di tutti quanti, ma non andava poi tanto bene perché poi tutti vecchiotti, purtroppo c'è anche il professor Carlini che non c'è più. Quindi a Pisa per esempio c'è stato un grande sviluppo della cultura macromolecolare, tutta una serie di risultati. Io stavo da un'altra parte giù a Napoli e ovviamente Corradini, che è stato a Napoli, cito anche qui Zambelli, che ha fatto, anche lui della scuola di Natta, che ha fatto la prima parte della sua carriera presso il CNR di Milano, e poi è venuto come professore a Salerno, e tuttora a Salerno, anche se pensionato ovviamente. Lo cito, sono costretto a citarlo perché i risultati che vi vado a raccontare non si sarebbero potuti ottenere se non ci fosse stato pure lui in quella zona. Ci vuole pure un po' di fortuna avere le persone giuste al posto giusto. Allora, torniamo ai polimeri stereoregolari. Quindi vi ho raccontato che i polimeri stereoregolari sono importanti perché formano delle fasi cristalline, e queste fasi cristalline danno delle proprietà strutturali. Questo è quello che è consolidato, ma ugualmente importante è che fasi cristalline danno luogo anche a proprietà funzionali. Questo è ben noto per esempio in chimica inorganica, nei semiconduttori. Le fasi cristalline molto spesso sono più facili da manipolare e posso più facilmente controllare le proprietà. Oggi vi parlerò di alcune importanti proprietà funzionali di tipo elettrico. Questi sono risultati però non miei, ma ve ne parlo per uno scopo mio informativo, e poi questa parte qui di trasporto molecolare, che è il tipo di studio, il tema dice che mi ha cambiato la vita, ma ha cambiato la vita magari troppo, ma che mi ha fatto divertire particolarmente nell'ambito di questi studi. Proprietà elettriche. Quindi per quanto riguarda queste proprietà elettriche vi parlerò di un importante polimero conduttore, il poliacetilene, e poi vi parlerò, queste sono le attività fatte da altri, e queste sono le attività fatte nel mio gruppo, polimeri con fasi cristalline nanoporose. Ma cominciamo da queste, scusate, vi parlerò di questo polistirene sindiotattico. Ma cominciamo da questo, polimeri conduttori. Solo due trasparenti vi faccio vedere su questo. La cosa è abbastanza interessante, io la cito perché in qualche modo questo è stato il più grande insuccesso della scuola di Natta. Scuola di Natta fu un momento esplosivo, fecero tutta una serie di prodotti, era venuto fuori questi catalizzatori e si provavano a tappeto tutti i monomeri, hanno prodotto una quantità di nuovi polimeri grandissima, e ovviamente per chi sa un po' di chimica, etilene, ho provato l'etilene, provo l'acetilene, e fu provato l'acetilene. Cosa succedeva? Che l'acetileno polimerizzava. Questo racconto l'avrei sentito pure tu Pier Andrea, l'ho sentito da Corradini, che mi diceva, io ero giovane all'epoca, mi diceva: Guerra, bisognerebbe lavorare sul poliacetilene, perché si ottiene un bel polimero, ma viene una pietra nera,
una pietra. Che cosa intendeva dire una pietra? Si otteneva un oggetto nero, insolubile, infusibile, e quindi era una pietra. Ecco, questo era il termine che usavano nella scuola di Natta per indicare il poliacetilene. Avevano tanta roba da fare, per cui sta pietra la lasciarono nel cassetto. Questo dico, contestualmente dico, fu un grande successo perché riuscirono a polimerizzare anche questo. Fu un insuccesso perché non seppero cosa farsene di questo poliacetilene. Oggi si sa che cambiando opportunamente il catalizzatore si può ottenere un poliacetilene cis, un poliacetilene trans, e vedete qui sotto c'è scritto quello che è interessante: questo è color rame, questo è color argento, è molto atipico, i polimeri sono sempre bianchi, o trasparenti al massimo. Questi qui erano colorati, perché sono colorati essenzialmente perché c'è coniugazione, sono conduttori, cioè è emerso che questi polimeri, a differenza di tutte le altre materie plastiche, sono conduttori con conducibilità paragonabile a quella dei metalli. E per questa scoperta qui hanno preso il premio Nobel nel 2000, quindi su questa stessa roba, anni di distanza, hanno preso il premio Nobel questi tre signori qui, americani, due americani, un giapponese, ma mi preme soprattutto leggere queste cose che sono scritte nell'autobiografia di questo signore qui, che vi danno un'idea di come molto spesso va avanti la scienza. E questo signore dice, l'ho tradotto in italiano per l'occasione, ovviamente è scritto in inglese nel testo, dice: una patina color argento sul fondo del pallone di reazione fu ottenuta a causa di un errore di comunicazione. E questo l'ho scritto io, tra professore giapponese e studente indiano, era così, era letteralmente così. Fu utilizzata una concentrazione di catalizzatore 1000 volte maggiore di quella che il professore aveva detto. Sto studente aveva sbagliato, lui aveva detto micromoli e ci aveva messo 1000 moli, questo per i chimici, 1000 volte di più. Un errore. E l'indiano fece questo oggetto e si trovò questo pallone con un fondo argentato. Questo qui, sì, la ricerca gli ha cambiato la vita a questo signore. Questo signore qui dice, vedete, questo è un punto importante: il mio intendimento era quello di studiare il meccanismo della reazione di polimerizzazione Ziegler-Natta. Faceva il mestiere che in quel periodo, per esempio, faceva Corradini, di andare a cercare di capire qual era il meccanismo, quindi uno studio modellistico a cui faceva modellazione, a cui associava della sperimentazione. Qual è la grandezza del ricercatore? È che, ottenuto quel risultato, ha abbandonato gli studi di meccanismi di reazione e si è buttato come un pesce su questo film colore argento. Questo in fondo fino alla fine sarà un po' il mio messaggio che cercherò di dare. Molto spesso non è il ricercatore che decide la ricerca, è il risultato della ricerca che decide quello che fa il ricercatore. E questo è particolarmente opportuno nella ricerca accademica. Il ricercatore accademico non deve, in maniera, io ho questo intendimento, no, bisogna, dico io, lasciarsi trascinare da quello che vuol fare, da quello che vuol fare il materiale, da quello che vogliono fare i prodotti con cui si ha a che fare. Questa è l'altra parte, come mi sono trovato a un certo punto a occuparmi di materiali nanoporosi. Questa è la parte che riguarda l'attività che abbiamo svolto tra Napoli e Salerno. Innanzitutto, prima di parlare di materiali nanoporosi, due parole sui materiali porosi di vita quotidiana che sapete. I materiali porosi possono essere a celle aperte, vedete, le varie celle possono essere comunicanti, quelle che chiamiamo schiume, schiume. Pensate a un materasso, per dare un'idea di quello di cui stiamo parlando, ma per esempio questo tipo di materiali porosi si possono utilizzare per avere traspirazione, oppure per avere isolamento acustico. È provato che per avere il massimo di isolamento acustico ci vogliono celle aperte, e queste povere onde sonore, girando avanti e indietro, si perdono nel labirinto e danno il massimo di isolamento acustico. C'è l'altra opzione, che pure viene tecnologicamente molto utilizzata, quella di operare a celle chiuse, e queste vengono utilizzate soprattutto in quelle applicazioni in cui c'è bisogno di isolamento termico, quindi le celle chiuse danno grande isolamento termico. Queste sono tecnologie consolidate da decenni e decenni.
Qual è la novità? La novità è che si è pensato, si è andato a vedere adesso cosa succede quando questi pori non sono più di dimensioni millimetriche o micrometriche, ma sono di dimensioni nanometriche, cioè estremamente piccole. Cosa vuol dire materiali nanoporosi? Vuol dire che almeno una delle dimensioni dei fori è inferiore a 100 nanometri, ricordando che un nanometro è un milionesimo di millimetro. Quindi stiamo parlando di dimensioni di un milionesimo di millimetro, molto piccole, e tipicamente i pori hanno le dimensioni comparabili alle singole molecole. Vedremo, in ogni buco c'entra una molecola, a volte due, ma una è il numero tipico di molecole che entra in questi materiali porosi. E questo è un altro concetto: altissime aree superficiali dell'ordine di 1000, a volte anche 2000, 5000 metri quadri per grammo. 1000 metri quadri per grammo, fatemelo dire piano piano. Un campo di calcio, 1000 metri quadri, un grammo. Quindi un grammo di questo materiale, un grammo, ha la superficie di un campo di calcio. Continua a essere un grammo, è una piccolissima quantità che metto sulle mie mani, ma la sua area è dell'ordine di grandezza di un campo di calcio. Questo è quello che rende questo tipo di materiali particolarmente utili. In realtà sono già abbondanti in natura, sia in sistemi biologici sia in materiali, e sono già utilizzati industrialmente da molti anni i materiali nanoporosi. Sono tecnologie consolidate. I più famosi, che alcuni di voi avranno sentito nominare, sono le cosiddette zeoliti. Avevo detto che non avrei usato più il greco, poi non sono un grande appassionato di greco, ma sono costretto di nuovo a parlarne. Zeoliti, che significava, un nome, furono scoperte, vedete, tanto tempo fa, significa pietra che bolle. Pietra che bolle perché una volta se sottopongo a riscaldamento sembrano bollire perché mandano via vapore d'acqua, l'acqua. Queste zeoliti che cosa sono? Beh, non sono altro che degli alluminosilicati naturali o sintetici, adesso ce ne sono tanti sintetici, vedete la struttura cristallina vi fa vedere che ci sono dei buchi e questi buchi possono essere utilizzati per mille cose. Per esempio per catalisi, per assorbire molecole, per quello che si chiama scambio ionico, molti le utilizziamo a casa per togliere per le acque dure, per evitare che incrosti la lavatrice, si cercano di catturare ioni calcio, ioni magnesio, insomma, sta roba è tutta a casa nostra più di quanto uno non immagini. Pensate che queste zeolite attualmente, questo è un numero che ha colpito anche me, la produzione annua di zeoliti è di circa 4 milioni di tonnellate, numeri così grandi, grandissimi. Dove finiscono questi zeoliti? In realtà in buona parte finiscono dei detersivi, per il solito problema di catturare il magnesio, di catturare il calcio, di evitare le acque dure. Una volta mettevano, vi ricordate questi fosfati, se ne era parlato, delle alghe che c'erano tante nell'Adriatico, quindi via via si sono eliminati i fosfati dai detersivi e quindi hanno dovuto trovare un altro trucco e questi materiali al momento sembrano funzionare bene. Fra 50 anni vedremo che questo avrà provato chissà cosa. In realtà purtroppo è un po' così, io ci scherzo un po', ma la cosa che sembra meglio, il meglio oggi, non è affatto detto se usata in quantitativi abnormi, alla fine non crei degli inconvenienti. Qui, mi scuso, questo non c'entra niente quello che dico, ma questo esempio lo voglio fare, che è importantissimo. Tutti noi abbiamo visto come sono stati banditi, per esempio, i freon, questi composti fluorurati, perché ovviamente creano questo famoso problema del effetto serra, però col senno di poi uno lo può dire, ma pensate quando li hanno introdotti tanti anni prima, sembrava la soluzione ideale, dei gas che non reagivano con nulla, che non davano fastidio a nulla, a essere assolutamente irreattivi, ma come le persone che utilizzavano, perché la gente faceva pressione che i frigoriferi li volevano utilizzare tutti, no? Non pensate che ci sia il cattivo di turno, no, c'è una pressione generalizzata del mondo che si rende conto che col frigorifero si vive in un modo, senza frigorifero si butta una quantità enorme di derrate alimentari. Allora con questa grande pressione la soluzione migliore erano i freon. Dopodiché scoprire che questa non reattività faceva sì che sarebbero saliti nella troposfera e che lì si sarebbero accumulati a 50 anni di distanza era assolutamente non prevedibile. E questo purtroppo temo sia vero per qualunque attività, garantita dallo scienziato più scienziato, ma non ci si salva.
non ci si salva, eh? Non a caso poi la vita dell'uomo ha sempre comportato dei rischi nelle scelte, nella vita di ogni singolo umano, e sta roba vale anche per le collettività. Scusatemi se ho un attimo. Oh, ma la domanda è questa: io ero un cristallografo dei polimeri, uno che si occupava di strutture cristalline di polimeri, perché quello faceva Corradini, quello avevo imparato, ero contentissimo, mi faceva piacere occuparmi di quello. All'incerto punto mi sono trovato nel mondo dei materiali nanoporosi, è quello di cui vi parlo oggi, e qui viene la domanda: è il ricercatore che sceglie la propria ricerca, oppure sono i risultati delle ricerche, spesso casuali, come è stato anche nel caso mio, a determinare le azioni del ricercatore? Nel caso della mia vita di ricercatore, certamente è vera la seconda. Certamente è vera la seconda, e mi permetto di dire che quasi sempre è la via che porta più frutti. Incaponirsi, dice voglio far questo, non credo, come nelle altre attività umane, non credo che sia il modo migliore di e certamente non credo lo sia il migliore per la ricerca. Allora, cosa è successo? È successo che mi sono occupato, questo è un monomero, lo stirene, questo è il polistirene, e fino agli anni 30 esisteva soltanto questo polistirene atattico, questo è lo stesso disegno di prima, però l'ho messo dritto stavolta per capire di che si tratta, le bacchette per girare il caffè, quello è tutto di polistirene, o lo stesso bicchierino, poi si andrebbe nei dettagli tecnologici a spiegare perché uno è trasparente e uno è bianco, non è questa la sede, quindi è di antica utilizzo. Negli anni 50 fu proprio questa struttura determinata da Natto Corradini e venne fuori questo polistirene isotattico e successivamente in Giappone, vedete 86 Ishihara, ho scritto qui 87 Zambelli, questo fu il caso, cioè Zambelli che stava a Salerno, io ero a Napoli all'epoca, subito vide questo brevetto, questo tipo di risultato, e riprodusse questo tipo di polimero, il polistirene singhiotattico, e lo avemmo subito nel gruppo di Corradini a disposizione per studiarne cosa? Per studiarne le strutture cristalline. Noi non sapevamo fare altro, studiare le strutture cristalline, almeno io non sapevo fare altro che studiare le strutture cristalline dei polimeri. E che cosa succede? Beh, quello che è successo è che si è visto che questo polimero ha la capacità di formare non solo varie forme cristalline, ma varie forme, non ho mantenuto la promessa, è un'altra parola difficile, co-cristalline. Che cosa vuol dire co-cristalline? Che in uno stesso cristallo ci sono due tipi di molecole differenti. Quindi nello stesso cristallo, come potete vedere da questi disegni, queste sono le eliche, quindi sono dei polimeri, ma questi oggetti colorati che vedete qui dentro sono delle molecole ospitate, Noi in italiano diciamo ospite sia per chi ospita sia per chi è ospitato. Gli inglesi usano host per dire chi ospita e guest per dire chi è ospitato. Quindi queste sono strutture, come in questo caso dobbiamo per forza usare il termine inglese, host-guest. Quindi l'host è un polimero. C'è una voce un po' altisonante comunque. Host polimerico e guest sono delle molecole di bassa massa molecolare, sono vari tipi di molecole che possono entrare in queste strutture. E che cosa abbiamo semplicemente fatto? Studiamo queste strutture, poi all'improvviso cosa ci accorgemmo? Che se con questo polimero, rimuovendo, questa è una vista laterale di queste catene, rimuovendo il guest, con un opportuno solvente, usammo all'epoca acetone, che cosa si otteneva? Si otteneva una nuova struttura cristallina in cui lo spazio lasciato vuoto dalle molecole rimaneva vuoto. Quindi caratterizzato dal fatto che in questa forma cristallina aveva dei pori esattamente come le zeoliti. E queste sono le strutture cristalline che studiamo. Questa, vedete, nel lontano 97, è stata la prima struttura di un polimero nanoporoso, la chiamammo delta, il greco c'entra sempre, c'è poco da fare, perché nelle forme cristalline l'abitudine è la prima che si trova, si chiama alfa, se ne escono due si chiamano alfa e beta, se ne escono tre alfa, beta e gamma, e si prosegue. E quindi questa qui era la forma delta, perché ne esistevano già tre, era una nuova forma cristallina. E qui vedete una vista dall'alto e una vista laterale, si vedeva che ci sono dei buchi, delle cavità,
E in anni più recenti, vedete, 2008, ne abbiamo trovato un'altra che si chiama Epsilon, ovviamente, e in cui, questa è la vista dall'alto, la vista laterale, vedete, c'è ancora spazio vuoto, ma lo spazio vuoto è organizzato non più in cavità, ma in canali. In canali. Ora, ci sono queste fasi cristalline, ma qual è l'elemento di novità importante? Che come per gli altri materiali nanoporosi, per esempio le zoliti, è possibile ottenere polveri, questo invece è un polimero, come per gli altri polimeri è possibile ottenere film, fibre ed aerogeli. Sì, nella mia presentazione mi è stato detto che mi sono occupato di aspetti teorici ed aspetti sperimentali, io però ho fatto il percorso inverso di tanti colleghi, di solito ci si occupa prima di aspetti sperimentali e si va verso gli aspetti teorici. Io sono nato sugli aspetti teorici e più faccio vecchio e più vado agli aspetti sperimentali e poi più i capelli bianchi, ormai più bianchi di così non possono venire, mi occupo di aspetti, mi piace occupare di aspetti applicativi. Sì, di provare a farli veramente, a utilizzarli veramente e perché no arrivare a venderli, non a voi. Film, per dare idea, che sono film che si possono realizzare con tecnologie industriali, questo che vedete è quello che industrialmente si chiama fiocco, fiocco, ma si possono, abbiamo bobine di fibre, quindi è a tutti gli effetti un polimero trattabile come tutti gli altri polimeri e in più c'ha questa novità che si possono fare degli aerogeli. Aerogeli, qualcuno che legge un po' più magari qualcosa di scientifico, è una parola oggi abbastanza di moda. Gli aerogeli sono subentrati nell'ultimo decennio, materiali inventati alla NASA, sono materiali soprattutto di tipo inorganico, a base di silice, estremamente leggeri, trasparenti, sono materiali estremamente interessanti. E vi mostrerò che anche con questi polimeri si possono fare degli aerogeli interessanti. Qual è il concetto? Beh, è semplicemente questo. Voi sapete che cosa è un gel? Lo sapete, perché le signore almeno una volta una torta di frutta l'hanno fatta, no? Quindi la gelatina di frutta sulla torta di frutta sarà stata fatta. Quello è un gel. Un gel, che cos'è un gel? Lo sa chi ha fatto la torta. Un qualcosa in cui c'è 90% di solvente, acqua, 95%, e che ne so, 1%. Di quel polimero che ci aggiungo, lì è un carragenato, un polimero di origine naturale, quindi piccolissima quantità di polimero e tanto solvente. E anche qui, vedete, questo è un caso in cui c'è 98% di toluene, 2% di polistirene sindiotattico e questo è il gel. Ecco, c'è un righello e se lo vado a estrarre, per esempio con CO2 in condizioni supercritiche, quindi con un gas, banalmente biossido di carbonio, vedete cosa succede? Che la densità crolla, l'oggetto diventa leggerissimo, l'ho portato anche perché, per dare idea che non sono cose micrometriche, ma stiamo parlando di questo oggetto che può sembrare un gessetto, che sono leggerissimi e tenaci, hanno una buona tenacità, pur essendo leggerissimi, hanno una densità bassissima semplicemente perché hanno mantenuto la stessa dimensione di partenza, la dimensione della stessa, ma hanno perso quasi tutta la massa, il 98% della massa, perché qui dentro solvente non ce n'è più, è tutto polimero. Questo è l'aerogel. L'aerogel è qualcosa che è soprattutto vuoto. Questo c'ha dentro 98, questo oggetto qui, anche se sembra pieno, se uno lo guarda, se non al microscopio elettronico, sembra pieno, e dentro c'ha il 98% di vuoto, di nulla, di aria, di nulla. Andiamolo a guardare col microscopio, come è fatto dentro? È fatto in questo modo, vedete, ci sono tanti buchi e tante fibrille, queste fibrille che vedete sono di dimensioni nanometriche, 40-70 nanometri, quindi stiamo parlando di roba estremamente piccola, e il punto fondamentale di questi materiali che sono caratterizzati da buchi, questo è un disegno ovviamente, questa è un'immagine vera, da buchi che si vedono, e da fibrille, ma i buchi che ci interessano, i buchi che mi danno le proprietà di cui vi andrò a parlare tra un attimo, non sono questi. Questi qui servono soltanto a dare l'aria superficiale, a dare l'accesso, l'accessibilità. In realtà i buchi, non so se si vedono bene, sono queste aree indicate
della struttura cristallina di cui sono costituite le fibrille. Quindi i veri buchi che funzionano, ve lo dimostrerò tra un attimo, non sono quei buchi che non si vedono a occhio ma si vedono col microscopio elettronico, ma sono i buchi che non si vedono. Qui da cristallografo c'è l'orgoglio di dire sempre la struttura cristallina che conta e non le cose che il microscopista, c'è sempre questo atteggiamento dei cristallografi verso il microscopista, sì, vedi, però alla fine quello che devi vedere lo devi vedere con una tecnica un po' più aulica, un po' più, vabbè, sono piccole polemiche tra ricercatori che contano poco. Vedete, questi buchi sono i buchi che sono in grado, adesso torniamo al titolo della presentazione, di eliminare l'inquinamento. Sono i buchi che sono in grado di catturare, come diceva la pubblicità di una volta, le fette a uno del formaggio, le molecole ad una molecola per ciascuno di questi buchi. Le applicazioni di questo polimero nanoporoso sono in varie direzioni, io ce ne sono varie, purificazione dell'aria, dell'acqua, io vi dirò solo qualche cosa di breve sulla purificazione dell'acqua, su sensori molecolari e su questo aumento della vita di scaffale di frutta e vegetali, che è l'argomento premiato lì, in cui ci ha onorato il Presidente della Repubblica, non lui, la commissione che ha preparato le carte per lui. Comunque, purificazione dell'acqua, questo mi pare quello che dà subito l'idea del tipo di azione, questo è proprio l'oggetto che vi ho passato, questo aerogelo. Vedete che succede se in acqua io ho una parte per milione di un certo inquinante, di cloretano. Questo dicloretano è stato scelto perché è l'inquinante principale delle falde acquifere, soprattutto del nord Italia, ovviamente delle zone più industrializzate. Non riesco a far. Non avendo gli occhiali non riesco a individuare il meccanismo. Se non mi casca in continuazione. Sì. Grazie. Quello che si vede qui è che se questo inquinante sta in acqua una parte per milione, che cosa vuol dire una parte per milione? Ogni milione di grammi, c'è un grammo di questo all'interno dell'acqua, e cosa si vede? Che il polimero si carica del 5% in peso, è come la spugna che assorbe l'acqua selettivamente, che la tira dentro, questo qui l'acqua la ignora. L'acqua non la prende, ma prende l'inquinante concentrandolo fino all'interno del materiale, fino al 5%, con prestazioni molto superiori a quelle che è l'attuale materiale che viene utilizzato per questi scopi, che è il carbonio attivo. Vi voglio far vedere questo, mi piace farlo vedere perché dà subito l'idea che quello a cui teniamo noi, che i buchi sono quelli cristallini. Vedete, questi sono due aerogeli identici, stessa densità, tutto uguale, tranne che questo ha la fase cristallina delta, abbiamo imparato che la fase cristallina delta è quella con i buchi, e questo è uguale, stessa densità, stessa porosità, ma dentro c'ha la fase cristallina gamma, che è una fase densa, una fase più densa della fase acuta. E che cosa succede? Beh, se questi due oggetti li metto in due becher, e questi becher, io dico sempre che i ricercatori in fondo, è giusto che sia, sono un po' San Tommaso, le cose le vogliono vedere direttamente, non è che ci si convince subito di quello che dice chiunque, anche i colleghi, come giusto che sia, è doveroso che sia, ma questo è un esperimento immediatamente convincente, perché li metto in due becher, tutti e due con dentro azulene, perché azulene? Azulene non è l'importante inquinante, è blu. Quindi ho questi due becher blu in cui ci ho messo 10 ppm, 12 ppm di questo blu, e quindi vedo due becher con acqua blu dentro. Immergo nei due becher i due aerogeli di polistirene sigillati identici, uno in una fase cristallina, non nanoporosa, normale. Questa è una fase nanoporosa, dopo una decina di minuti, quindicina di minuti, qui l'acqua è diventata chiara e il blu è finito tutto del polimero, quindi l'acqua è rimasta blu. Quindi quello che conta sono i nanopori cristallini, i pori che si vedono al microscopio sono soltanto ciò che facilita l'accesso ai veri, è quello che dà in termini tecnici
l'area superficiale fa sì che l'area superficiale sia quasi come quello di un campo di calcio, se ben ricordo. Ovviamente si possono fare. Mi muovo troppo e mezzo, ecco, sarà colpa mia che. Mi scuso, questa la salto perché è un po' specialistica, vado solo a questa qui, elevato assorbimento di etilene. Qualcuno di voi dirà, ma che mi importa a me dell'etilene, perché devo assorbire etilene? L'etilene non è inquinante, è un gas volatilissimo, se ne va via, se ne scappa via, non ho problemi di catturarlo, ma l'etilene è importante perché è un ormone di maturazione della frutta. Tutti lo sapete, lo sappiamo tutti, se voglio, ho delle mele acerbe o dei kiwi acerbi, li voglio far maturare, ci devo mettere vicino una bella mela matura. Mia mamma lo sapeva, mia moglie lo sa, sarà una cultura diffusa, una cultura diffusa. Non sa perché, il motivo è che la frutta matura emette etilene e questo etilene è l'ormone, il segnale di maturazione per le altre frutte che sono vicine. Qui aggiungo per esempio che è il motivo per cui riusciamo a mangiare le banane, altrimenti non le potremmo mangiare le banane. Mangiamo le banane perché le tagliano acerbe, le trasportano acerbe, arrivano acerbe da noi e dopodiché gli danno l'etilene e nel giro di pochi giorni maturano, sappiamo bene che maturano rapidamente, come mai potrebbero arrivare dall'Africa se hanno quella velocità di maturazione che tutti conosciamo? Ancora non è l'uomo brutto e cattivo, gli diamo le molecole di etilene che sono esattamente la molecola che è il segnale, l'ormone, quindi nessuno si spaventi di questa cattiveria della distribuzione delle multinazionali, no, non sto dicendo questo, anzi sto dicendo esattamente l'opposto. È la cosa più naturale del mondo, è il modo, altrimenti non le mangeremmo, che è un'opzione. Però bisogna sapere quali sono le opzioni sul tappeto. Allora, l'etilene è un'ottima cosa che fa maturare, ma una volta che gliel'ho dato, oppure per conto suo, la mela marcisce, quindi un eccesso di maturazione è la marcitura e quella non la vogliamo. Quindi quello che è importante, quello a cui tiene molto la grande distribuzione, pensate a quella che si chiama quarta gamma adesso, quella bella lattuga che si mette che già pronta, già lavata, uno mette nel piatto e la condisce, a casa mia la uso con piacere, immagino molti di voi, in tutti questi prodotti è estremamente rilevante allungare la vita di scaffale, ormai si usa sempre l'inglese shelf life, però vita di scaffale, viva Dio parliamo in italiano per una volta, la vita di scaffale, cioè il tempo che la verdura rimane lì dentro senza marcire. Ovviamente questo, vita di scaffale, aumentarla di qualche giorno è molto importante perché significa che si butta meno, molto meno roba essenzialmente. E come si fa? Già adesso si sa che il problema è di rimuovere l'etilene. Questo viene fatto con metodi chimici, per esempio nei grandi, laddove vengono conservate frutta, verdura, l'etilene le mettono frutta, verdura, fiori, da dove vengono conservati ci si mette sostanze tipo permanganato di potassio in polvere, localmente, non sulla frutta, per poter interagire con l'etilene e abbassare la concentrazione dell'etilene. In questo caso, perché che tipo d'approccio abbiamo fatto noi? Ci siamo resi conto che questa forma delta, vedete, questo è un desorbimento, assorbe molto etilene e molto più etilene del prodotto che attualmente, per una volta devo parlare male del polipropilene isotattico, questo è un prodotto che attualmente si usa proprio per non tutti gli imballaggi, per alcuni degli imballaggi della quarta gamma, che è del polipropilene che dentro c'ha della silice, quindi un composto tipo zeolite, quindi grande capacità di assorbimento. Qui queste immagini vi fanno vedere che le mele emettono acqua, che significa emettono acqua? Che via via abbizziscono, diventano sempre più secche, questo significa, e emettono CO2, è la respirazione che comunque c'è della frutta recisa, e qui è interessante far vedere che questo polimero non assorbe l'acqua, l'acqua non la vogliamo togliere alla frutta, l'acqua, la frutta deve continuare a essere turgida, non deve avvizzire, ma nel contempo vedete invece viene assorbito la CO2 che crea dei problemi nella maturazione. Quindi il concetto è essenzialmente questo polimero nanoporoso, le mele emettono etilene e acqua,
Il polimero prende selettivamente le molecole di etilene, ma non prende le molecole di acqua, quindi sono intrappolate selettivamente e questo fa sì che la mela rimane turgida senza avvizzire. Ho qui dei dati per farvi vedere di come, per esempio, questi tipi di prodotti funzionano decisamente meglio dei prodotti attualmente. Questi sono con della lattuga, a parità di tempo, si vede che qui è invecchiata molto rapidamente, vi ho detto che ve li voglio vendere e ve li vendo. Allora, fino adesso ho parlato di polimeri cristallini nanoporosi, quindi c'ho dei buchi, c'ho tanti buchi in questa struttura cristallina. E beh, immediatamente dopo uno dice, beh, cioè, li potrei anche riempire questi buchi e li potrei riempire con degli ospiti, delle molecole ospite, dei guest attivi, per ottenere dei film funzionali co-cristallini, cioè ho ottenuto questi film con i buchi, in questi buchi ci metto delle molecole che hanno delle attività. Ci si possono mettere dentro varie cose, io vi parlo brevemente soltanto di questa, che è quella di più, queste parole sono tutte un po' difficili, un po' antipatiche, mettiamo soltanto questa che tutti possiamo capire immediatamente, anche la persona che non si occupa di scienza, antimicrobici, io posso mettere all'interno di questi buchi delle molecole che abbiano attività antimicrobica, sto sempre parlando per esempio di imballaggio, e per esempio una molecola che adesso va abbastanza di moda è questo carvacrolo, un antimicrobico che viene estratto dall'origano, dal timo, dalla maggiorana, è una molecola che, vedete, è in grado di entrare nella struttura cristallina. Quindi questa è la struttura vuota, vedete, entra la molecola e mi cambia la distanza tra questi piani, quindi viene catturata e nell'essere catturata, vedete qui, c'è un rilascio, qui c'è scritto cristallino, qui c'è scritto amorfo, estremamente più lento, cioè consente un rilascio di questo antimicrobico per i tempi giusti, per evitare che nella mia confezione si sviluppino dei micro. Questi antimicrobici possono essere anche utilizzati, per esempio col fiocco vi ho portato a vedere, questi sono oggetti che abbiamo già, dei tessuti, questa vedete è una bobina troppo grande da trasportare, con delle fibre di questo polimero, questo non l'abbiamo ancora ottenuto, non ancora preparati, ma l'obiettivo è di realizzare quei manufatti per i quali l'antimicrobico in ambito medico possono essere particolarmente rilevanti sia in cose usa e getta, poi l'appetito viene mangiando, l'idea è anche di utilizzare una riciclabilità, cioè un detergente che abbia dentro il carvacrolo e il carvacrolo poi in ogni lavaggio possa essere ripristinato nel camice o nel presidio medico utile. Arrivo alle conclusioni, e avrò stancato già abbastanza. Conclusioni, per i più giovani in qualche modo anche consigli, cosa serve per fare una buona ricerca scientifica? Spero di essere nelle condizioni di poterlo dire, è un po' di un attimo di supponenza, cioè nello scrivere questo, ma comunque bisogna darmela. Un po' d'attitudine ci vuole, non ci sono stati, un po' quella ci vuole. Non siamo tutti uguali, qualcuno fa bellissima arte e mettersi a far scienza non è detto che abbia l'attitudine giusta, quindi bisogna, e come dicevo prima, bisogna assecondare la ricerca e bisogna assecondare anche l'essere umano, se uno ha certi tipi di attitudini vanno assecondate e non altre, quindi attitudine. La seconda è importantissima, buoni maestri, non c'è niente da fare, ci vogliono. L'autodidatta, sì, è bello, però imparare come si fa ricerca dai libri o dai video è dura, o dal computer è dura. Quindi il contatto con un buono maestro, ho paura, si continua a essere necessario, o spero, essendo un po' vecchiotto, magari spero che sia importante. E poi, primo fra tutti, curiosità, è la prima cosa, assolutamente indispensabile, ogni volta chiedersi, domandarsi, ma cosa potrei fare? Curiosità, è il primo, più importante di tutti. Fatemi aggiungere questo può sembrare un consiglio etico, no, non voglio essere etico, qui ho scritto assoluta onestà intellettuale, il rigore scientifico ripaga sempre, non è un consiglio etico, non è dite siate buoni, non sto dicendo questo, sto dicendo che ripaga sempre essere onesti con se stesso e cercare di interpretare i dati che uno ottiene il più rigorosamente possibile. Quando si finisce per essere, io dico sempre nel mio laboratorio, i risultati più pericolosi sono quelli troppo buoni, perché ci si crede subito,
immediatamente, è difficile ritornare indietro, ci si crede subito. Quindi, ma, e poi alla fine si è perso un sacco di tempo, perché gli si è andato dietro un risultato che mi era piaciuto e l'ho accettato acriticamente. No, non è un consiglio etico, ripeto, forse è una delle bellezze della scienza, perché in questo caso l'imbroglio non paga mai, può pagare momentaneamente in piccole cose, ma non paga mai. Riconoscere la fortuna spesso insita in risultati inattesi, anche se a volte sgraditi. Riconoscere la fortuna. Io mi sono trovato a far sta roba e perché mi è venuta? Beh, una volta che ho visto questo oggetto pieno di molecole ho pensato proviamo a toglierlo, ma sono stato fortunato. Pensate, ne ho provati decine di altri polimeri, alla fine a distanza di 20 anni ne ho trovato un altro solo. Quindi io potevo averne provati tanti, pieni, e tutte le volte mi veniva una struttura densa, quindi ci vuole pure un po' di fortuna in queste cose. Essere flessibili nella scelta degli obiettivi, che è un po' il leitmotiv di questa chiacchierata, ridefinendoli in continuazione sulla base dei risultati acquisiti. Questa è una cosa che per i ricercatori è un fatto acquisito, è normalissimo. È ovvio che io non so la ricerca fra due settimane inevitabilmente sarà cambiata sulla base dei risultati delle ultime due settimane. E qua ho scherzato un po', si potrebbe parafrasare va dove ti porta il cuore, va dove ti porta la ricerca, a seconda un po' la ricerca dove vuole andare. Questo è un altro punto a cui credo veramente tanto, l'attività di ricerca è tanto più efficace quanto è più aperta a collaborazioni. Il ricercatore bravissimo, ma che non ha attitudine a interagire con gli altri, almeno in certi settori della scienza, qualcuno, qualche scienza assolutamente teorica, lì anche l'uomo solitario se la può cavare bene. Ma in quasi tutte le scienze la collaborazione è fondamentale e qui ho rubato, c'è poco da fare, una frase che diceva Corradini, possibilmente vicine nello spazio e lontane nelle competenze. Si sono passati tanti anni, ma il vicine nello spazio, il poter andare a qualcuno e guardarlo negli occhi e poter insistere, è tutta un'altra cosa. Sì, si collabora anche con i giapponesi, ma lo si fa, lo faccio anch'io, lo facciamo tutti, ma con delle difficoltà che allungano i tempi culturali, di comunicazione. Quindi vicine nello spazio, se possibile, ma lontane nelle competenze. Posso rubare ancora un minuto, credo che uno dei più grossi difetti della ricerca scientifica italiana è la disciplinarietà. Sapete, in Italia esistono ancora dipartimenti di chimica fisica, dipartimenti di chimica organica, cioè parliamoci solo tra noi. Nulla di più sbagliato. In tutto il mondo i dipartimenti sono interdisciplinari. Se io parlo col biologo, la mia ricerca avrà molta più promozione che se non parlo con un chimico macromolecolare come me. Quindi è assolutamente una cosa che l'Italia tarda a capire. Si fa tutto in maniera disciplinare, settori, sottosettori, sottosottosettori, fattorizzare il più possibile. Io sono dell'IND 27, io sono dell'IND 24-22/3. Questo è per grandezza italiana, questa aberrazione degli atenei italiani l'hanno trasferita per esempio anche al CNR, ciascuno dei dipendenti CNR, tu sei 25 o 23, ma che gli importa? E questa è la prima cosa che un ministro dovrebbe dire, via, sta roba è del passato, abbandoniamola, e come hanno fatto nel resto del mondo, ma perché questo è importante, lontano nelle competenze, lontano nelle competenze. E qui dei ringraziamenti, e qui ho finito. Questi ringraziamenti danno un po' un'idea di eccessiva campanietà della mia ricerca, perché ho preso un po' troppo alla lettera quello che dicevo Corradini, le persone mi piace andarle proprio a prenderle per il bavero, e come vedete ho avuto grande piacere di collaborazione con tutta una serie di persone in varie zone, però questo tipo di attività che vi ho raccontato è stata, secondo me, è stata possibile proprio perché sono riuscito a coinvolgere tante persone in uno spazio anche geografico molto limitato, quindi pronti a dare delle risposte rapide. Grazie per l'attenzione. Thank you.
Buonasera a tutti, grazie a tutti per essere venuti a questa terza conferenza, grazie mille al professor Guerra per questa bellissima presentazione, veramente molto interessante e anche, devo dire, un bello stacco rispetto alle due conferenze precedenti, perché una era sul bosone di Higgs, una era sulla galassia più lontana mai osservata, quindi queste invece sono cose, diciamo, più... Terra, giusto. E poi ha detto che non è la ricerca che l'ha cambiato la vita, però forse la ricerca può cambiare la vita a tante persone, tutto sommato, quindi insomma, veramente molto interessante. Può mettere la slide, quella successiva? Allora, intanto vi ricordo che il mese prossimo, l'11 giugno, ci sarà la conferenza successiva del progetto VIS, questa volta l'area sarà biofisica, avremo il dottor Jimmy Ratto che parlerà delle sue ricerche su neuroscienze sostanzialmente, quindi un altro argomento molto affascinante sul funzionamento del cervello. E, tra l'altro, uscendo potete prendere ci sono tutti dei pieghevoli, dei volantini con il programma completo delle conferenze e delle attività del progetto VIS. E poi, come aveva accennato prima il professor Ferrara, per chi volesse, ci sposteremo nel palazzo della biblioteca e lì appunto ci sarà questa mostra a tema in cui verranno esposti ed illustrati dei testi molto, insomma, dei testi antichi e di grande prestigio, che quindi insomma è una bella occasione e praticamente è molto vicino, basta prendere via Ulissiedini e poi alla prima a destra. Dunque adesso se avete delle domande per il professor Guerra potete farle adesso, comunque il professor Guerra verrà con noi alla biblioteca, quindi avrete anche modo di parlargli dopo. Salve, io volevo ringraziarli della conferenza perché è stata veramente appassionante. Poi avevo una curiosità, state anche provando le strutture per utilizzarli come supporti per catalizzatori, magari funzionalizzarli in quel senso? Magari per il trattamento acque potrebbe servire quella funzionalizzazione con l'ossido di titanio, ad esempio, per la fotocatalisi pure. Ecco, l'acqua è differente perché appunto poi far arrivare più per l'aria. Ah, ok, più per l'aria. L'acqua, la luce. Ok. Bene, grazie mille. Grazie. Altre domande?
Ok, allora direi che possiamo ringraziare di nuovo il professor Guerra. Adesso, per andare alla biblioteca, potete seguire, c'è la nostra collaboratrice Elisa Soggiu, che è la ragazza lì alla porta, e altrimenti...